questa è Racchia. Quale sabà? Non lo so. Questa è Racchia, uh-huh. È il mio cavallo preferito, questo. E in studio con noi c'è un fermo. Che significa fermo? Chi è un fermo? Perché sta fermo? E starà davvero fermo? E come cambia poi la vita di un fermo se scopre, incontra, conosce il circo? Questo lo scopriremo piano piano, strada facendo. Intanto insieme a voi io vorrei andare a curiosare con le nostre telecamere, perché Antonio non è qui in studio in questo momento, ma guardate un pochino dove si trova e che cosa sta facendo. Vestono? Si veste? Vedremo Antonio Soviero esibirsi in un numero tra pochissimo? Io direi prendete posto, signore e signori, lo spettacolo sta per iniziare. Buona visione da Fabio Toma, www.fabiotoma.com. Romanzo familiare, questa sera entriamo in un mondo dove tutto è possibile, davvero tutto è possibile. Non so se avete intravisto qualcosa alle mie spalle. Eccolo, Antonio, già la tua mise ci dice che è veramente tutto possibile. Ciao, dove sei? Ciao, ho deciso che da questa sera cambio mestiere. Cambio mestiere, mi butto al circo, sei guarda. Bellissimo! Basta con la televisione, basta col giornalismo, basta con la conduzione. Faccio il circo. Qui sei il benvenuto. Ve lo prendete grazie, subito allora, così? Siamo qui. Non ho sentito, Arianna, cioè come ti potrei immaginare subito, un ti po' si prendono confusione. Subito, va bene. Va bene. E qui a mio fianco Brian Casarteri della grandissima famiglia circense Medrano. Medrano e ci racconteranno in queste settimane, nei giovedì che passeremo insieme a loro, la sua famiglia, dietro le quinte di un circo. Vedremo anche lo spettacolo, ma io direi cominciamo subito con un'immagine di una famiglia di circensi che nessuno ha mai visto, cioè il privato, un pranzo nella vostra casa speciale, una casa mobile. Lilian, vai a tavola. Lilian. Isa, noi abbiamo tre gusti diversi. Io e Lilian beviamo l'acqua leggermente frizzante. Isabel e Michelle naturale ma calda, Brian naturale ma fredda. Tre bottiglie d'acqua abbiamo. Cambiano perché fanno a gara per chi mangia qui vicino alla mamma. Buon appetito. Allora un giorno mangia Isabel, un giorno Michelle, un giorno Lilian. Quasi sempre Lilian perché è quella che mangia meno di tutti. Allora ce l'ho sempre vicina io perché la devo imboccare. Tu li hai finiti tutti i compiti? 9 ore dopo l'incidente. Sicura? Anche l'ultimo problema l'hai corretto? Mamma. Mangi tutto oggi, signorina? Signorina, su, mangia, dai. Che ne facciamo dopo mangiato? Dopo mangiato, finite i compiti. Fortuna che io oggi ho salvato il circo perché stavo uscendo un cammello. Poi ho visto un operaio. Ho bloccato la porta, ho visto un operaio. Allora lui? Chiungo. Ho fatto due ruote e due salti portare. Sì, ma finiamo di mangiare, dopo guardiamo i cartoni. Lili è. Ciao Bibbe. Ciao. A dopo, eh. Mi raccomando, 3:15 vado dal dentista. Ciao. 12. E questa è la nostra nuova famiglia, la famiglia Casartelli. Allora, benvenuti, grazie per aver scelto di condividere la vostra vita decisamente non ordinaria con noi di Romanzo Familiare. Antonio, presentaci tutti. Allora, adesso te li presento. Allora, Arianna. Intanto buonasera a tutti i nostri telespettatori. Amici, questa sera vi facciamo un regalo straordinario, amici e amiche. Entriamo nella vita quotidiana di una famiglia circense. Anche io da bambino mi sono sempre chiesto, ma come vivranno i circensi? Oggi finalmente posso rispondere a questo mio grande desiderio, posso soddisfarlo. Al mio fianco ho una coppia, sono marito e moglie, hanno tre figlie bellissime, simpaticissime, ve le facciamo conoscere tra un poco. Adesso cominciamo dai genitori, Brian Casartelli e Kinneret, la moglie Casartelli.
Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito a raccontarvi, no, davanti alle telecamere. Beh, per noi è un grande piacere fare capire a tutti la nostra vita, quindi ci rende solo che orgogliosi, tutto qui, molto semplice. Brian, tra l'altro ti vedo già vestito con il tuo vestito di scena, quindi tra un po' dovrai andare in pista, per fare cosa? Eh sì, io adesso tra qualche minuto presenterò un numero di Passa 2 su due cavalli con mia sorella. Tua sorella che si chiama? Ingrid. Che poi magari nei prossimi giovedì la conosceremo, oggi la vedremo magari, certo, fare il numero, lo spettacolo. La tensione, l'ansia è sempre la stessa? La tensione c'è sempre, sicuramente, anche se sono ormai anni che si fa questo lavoro. Quanti anni? Beh, io ho iniziato al circo a 16 anni, sono scappato dalla scuola e sono corso al circo, questa è la verità. E cosa prova un circense qua dentro quando stai a 10 minuti, tu sai, adesso tra 10 minuti vai in scena, no? Sì. Che cosa c'hai dentro, che cosa senti? Beh, sono tanti pensieri, tante preoccupazioni, che tutto vada bene, perché insomma non si lavora soli, si lavora con un'altra persona e quindi la responsabilità è doppia, si lavora con degli animali, quindi la responsabilità raddoppia ancora di più e quindi deve tutto funzionare al meglio, perché per eseguire gli esercizi e per affinché il numero venga eseguito perfettamente. Alla moglie Arianna Kinneret, normalmente uno chiederebbe come si fa a vivere con un circense, ma qui siete tutte e due circensi, quindi... Sì, provengo anch'io da una famiglia di circensi. Da quanti anni? Beh, da tutta la vita. I miei nonni già facevano parte del mondo del circo, così i miei genitori, noi, le mie figlie faranno sicuramente parte del circo. Poi lo vedremo con le figlie, le sentiremo veramente. Sì, adesso le sentirete, mi hanno intrattenuto, sicuramente. Mi hanno intrattenuto, sono bravissime. Il tuo numero, la tua specializzazione qual è? Beh, io da quando sono sposata con Brian adesso lavoro insieme a lui con gli animali, i cavalli, gli animali esotici, gli elefanti. Quindi adesso anche tu stai per andare in scena, sì. Vivi la stessa tensione o il carico è tutto su tuo marito e te? Beh, sicuramente è molto più su mio marito, sicuramente. Voi ci farete... Io è un aiuto il mio che do a lui. E com'è per te raccontare davanti alla televisione la vostra, quello che non si vede, no? Perché le tante persone, le migliaia di persone che ogni anno entrano in tendone per vedere un circo, vedono lo spettacolo, vedono l'artista, sì, non vedono l'uomo e la donna. Quindi com'è questa cosa di raccontare la donna, nel tuo caso, la vostra famiglia? Un po' la vita privata, un po'. Beh, penso che sia la vita privata di qualsiasi donna, anche non circense. Mamma, donna, moglie, penso sia uguale. Solo che noi magari ci spostiamo un po' più spesso. Infatti adesso siete a Roma, poi a Roma, dove andrete? Sì. Dopo a Roma, a Grosseto, penso. A Grosseto. A Grosseto e noi vi seguiremo anche lì, se non mi dispiace. Io volevo iniziare subito questo racconto. Io mi trovo tanto bene qua. Sì, si vede, Antonio, sei bellissimo, te l'ho già detto, stai benissimo, è veramente il tuo habitat. Io volevo però impicciarmi da subito e quindi volevo chiedere alla nostra Kinneret, intanto voi siete sposati da quanto tempo? Quando vi siete sposati? Siamo sposati da 12 anni, abbiamo compiuto il 12 di gennaio 12 anni di matrimonio. Ma come le ha chiesto Brian di sposarla? Perché uno è abituato a numeri meravigliosi, Brian, eccezionali. Brian, chiedi Arianna. Sì. Arianna, ripeto io la domanda. Sì. Ripeto io la domanda Arianna, perché c'è un po' di confusione, si sente male, come dicevo prima. Brian, come ti ha chiesto, mi vuoi sposare? Brian, io ero... Mentre domava un leone o in una situazione più normale? Molto, molto più normale. No, è venuta a trovarmi mentre io ero in Germania con la mia famiglia a lavorare in un altro circo. E quando è arrivata a casa, insomma, quando è arrivata a casa mia, prima l'ha chiesta a me e poi insieme siamo andati da mio papà e mia mamma a dire la bella notizia. Da gentiluomo. Come, Brian? Da gentiluomo. Ma tu quando l'hai capito? Questa qui è la donna della mia vita. Ma a dire la verità l'avevo già capito prima di vederla, perché eravamo insieme da bambini e quindi era il mio amore. Poi ci siamo persi di vista per 10-15 anni, dopo quando l'ho rivista ha detto eccola qui, è tornata, e se è tornata ci sarà un motivo. E lei? Da 12 anni innamoratissima e sposata. Voi state per iniziare il vostro numero e volevo chiedervi intanto se è più difficile esibirvi davanti a tutte quante queste persone o essere genitori, mamma e papà? Qual è la cosa più difficile? Tutte e due i casi ci sono le varie difficoltà. Fare il genitore
come qualsiasi genitore, è difficile, non si finisce mai di imparare, questa è la verità. I bambini crescono, cambiano le abitudini, cambiano i comportamenti e quindi vanno seguiti, vanno anche assecondati e vanno soprattutto capiti i bambini. E il fare lo spettacolo uguale, è lo stesso modo, è difficile perché si cambia sempre, bisogna allenarsi tutti i giorni e quindi, però sicuramente fare il genitore è più difficile che fare lo spettacolo noi ci siamo nati e quindi ci viene più naturale, fare il genitore si cresce coi figli, quindi crescendo coi figli ci si impara anche noi, tutto qui. Kinneret, per te è uguale? Beh, sicuramente sì, è molto più difficile fare il genitore anche per me, sì. Più difficile fare la mamma? Fare la mamma, sì. Qual è la maggiore difficoltà? Domare un leone. Beh, io non ho mai domato un leone, per cui non lo posso sapere. Sì, hai domato il domatore del leone. Ho domato il domatore, sì. Però sicuramente fare il genitore penso sia più difficile, sì. Anche per me è la stessa cosa. E la difficoltà più grande? Arianna. Sì, qual è la difficoltà più grande, Kinneret? Se dovessi proprio dire questa è la cosa che rende difficile l'essere genitori. Perché io lo chiedo un po' a tutte le mamme e tutte mi confermano che effettivamente è difficile, è difficilissimo. Qual è la cosa che fa È difficile. Beh, adesso che le mie bambine vanno a scuola, penso sia comunque cambiare spesso scuola con le mie bambine, ecco. E, soprattutto per loro cambiare scuola, perché comunque cambiano continuamente maestri, cambiano continuamente compagni di scuola, e comunque programmi, perché non tutte le scuole hanno lo stesso programma. Insomma, sicuramente questa è una cosa difficile, anche stare dietro loro facendo i compiti, comunque hanno come si dice, hanno maniere diverse di insegnare, magari la stessa cosa ma la insegnano in maniere diverse, per cui loro magari arrivando da una scuola, avendola capita in una maniera, la scuola dopo è totalmente diversa, gliela spiegano in un'altra maniera e loro hanno una grossa difficoltà. Voi mediamente in una città quanto vi fermate? Dipende, adesso il periodo di Natale penso sia il periodo più lungo che noi ci fermiamo in una città, che sarà un mese e mezzo, se no passano dalla settimana ai 5 giorni, ai 3 giorni, e i bambini devono andare a scuola anche in quei periodi così brevi. E quindi lì chiaramente il cambiamento di insegnanti è più, per loro sì, più difficile, per loro sì. Più complicato. Brian, mi sa che tu ci devi lasciare. Ci siamo quasi. Ti aspettano i cavalli. No, adesso iniziano i leoni, quindi io ho ancora una decina di minuti per poi iniziare con i cavalli. Ah, quindi puoi stare ancora qui con noi? Può stare ancora. Ok, tanto io ormai mi sono messo... Sei in uniforme. Sto bene così. Arianna? Sì, no, intanto mi chiedevo, ma si dice prima di un numero per augurare che tutto vada bene? Qui mi guardano tutti. Come si fa? Non si può dire. Non si può dire? Ok. Non si può dire. Dice non si può dire, io ho capito dallo sguardo che cosa può essere, meglio vabbè, non dirlo. Va bene, mi accontenterò di una non risposta, poi me lo dite privatamente. Visto che mamma e papà Casartelli restano con noi, volevamo vedere insieme anche le vostre bimbe, ne abbiamo parlato, non le abbiamo ancora conosciute, eccole qui. Io sono Isabel Casartelli, io mi chiamo Michelle e ho 8 anni e ho 2 sorelle che si chiamano Isabel e Lilian. Mi chiamo Lilian e ho 6 anni. La mia famiglia vive al Circo Medrano. Mamma e papà hanno un numero di cavalli. Di elefanti, cammelli, struzzi e mucche e canguri. Ho 2 sorelle. La media si chiama Michelle, invece la più piccola Lilian. Nel circo ci sono anche le mie cugine che si chiamano Giorgia, Sara e Sean e Michael e Nicolas e Gabriel. E poi qua c'è un mio amico che si chiama Goshko, che è bulgaro, come la mia tata Ginka. Mi piace tanto vivere nel circo. Qua gli altri bambini sono meno fortunati di me, perché io invece posso stare con gli animali, mi posso divertire, posso vedere numeri diversi. Mi piace vivere nel circo perché viaggio nel mondo, scoprire nuove lingue, nuovi paesi che io neanche conoscevo. Bello per me, è una nuova esperienza. E la nostra tata si chiama Ginka, è molto brava perché mia mamma ci prepara la pasta e ci fa anche molte altre cose. Tutti i giorni quando c'è lo spettacolo, anche delle volte quando non c'è, la Ginka viene e ci guarda. Questa è Racchia. Qual è Sabà? Non so. Questa è Racchia, è il mio cavallo preferito, questo. Io con le mie sorelle delle volte litigo. Perché no? Una vuole quello, poi l'altra vuole quello. Siamo in 3 e ognuno vuole una cosa. Però li voglio bene comunque. Io con le mie sorelle
d'accordo. Io vado più d'accordo con mia sorella Isabel perché lei è la più grande e non mi piace stare con mia sorella piccola. La mia materia preferita è matematica perché io sono troppo brava con i calcoli, faccio velocissimi i calcoli. La mia materia preferita è italiano perché con matematica devi fare tutti i numeri. Io vado all'inizio dell'anno a scuola Bussolengo, però poi, non so, adesso che siamo a Roma, vado a Roma, poi quando saremo, non so, per dire a Carpi, quando eravamo a Carpi, sono andata a Carpi a scuola. In ogni città che vado, vado in una scuola. Io vorrei fare la trapezista come mia cugina Stefani. Io da grande farò i cavalli. Ho pensato che io da grande vorrei fare la cavallerizza, la trapezista come mia cugina. Mi piace tutto, non c'è un numero che escludo, che non mi piace, mi piacciono tutti i numeri. Questo è dunque nascere e crescere in un circo. E allora benvenute, grazie per essere qui con noi anche alle piccole della famiglia, Antonio. Allora Arianna, io non c'ho i tamburi, però immaginate amici e amiche a casa, immagina Arianna che ci sia un rullo di tamburi. Adesso la più grande, la primogenita di Brian e Kinneret, cioè Elisa, Isabel, ci farà un numero. Vai, parti. Bravissima, bravissima. Ruota e spaccata. Brava Isabel! Brava Isabel. Isabel, vieni qua, vieni vicino a noi. Quindi Isabel, non sei solo la regina dei calcoli, ma anche delle ruote e delle spaccate. Sì. Benvenuta, ci presenti le tue sorelline? Spaccata. Ci presenti le sorelline? Vai, presentaci le sorelline. Lei è la più piccola, Lilie. Aspetta, ricominciamo da capo. Come una presentatrice ufficiale, alla mia sinistra come si fa al circo? Vai. Alla mia sinistra c'è Lilia, mia sorella. Che ha? Che ha 6 anni. 6 anni, benvenuta. 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 Buonasera. Buonasera. Vai, alla mia destra. Alla mia destra c'è mia sorella Michelle che ha 7 anni. Michelle, ciao. Benvenuta. 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 Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Grazie. Avete sentito la mamma prima che diceva che voi siete un po' costrette a cambiare scuola spesso, no? Ma questa cosa voi da bambine, no? Voi avete 8, 7 e 6 anni, mi pare. 9. 9, 7, 6. Vi dispiace questa cosa o vi fa piacere di conoscere sempre nuove amichette? Cominciamo da... Mi dispiace perché delle volte trovo amiche brave e delle volte amici cattivi. Cattivi, addirittura cattivi. Un po' troppo. Michelle, scusa. Sì. Michelle, non so se mi riesci a sentire perché nel circo c'è tanto, chiaramente senti, c'è senti. Tanta bella allegria e quindi magari ci sentiamo poco. Ma quando gli amici sono cattivi? Quando è che un amico è cattivello? In scuole. Ma perché in che alcune fa? Scuole. Che e fanno? Che fanno i cattivi? Perché non vogliono giocare con me e piangono per ogni cosa. Ah. Piangono, si lagnano e piangono, sono d'accordo con te. E sempre non... maschi. Perché non vogliono giocare? Non lo sa. Perché non sanno che si perdono. Sono distratti da altre cose. È vero. Perché sono distratti da calcio. Ah, i maschi! Vabbè, Michelle, tesoro bello, con i maschi bisognerà essere clementi. Tocca essere così, capirli. Pensano al calcio, al pallone, vabbè. Che dici, Isabel? Isabel, che dici tu della scuola, di cambiare scuola ogni volta? Ti piace, non ti piace? Ti viene voglia ogni tanto, quando trovi una scuola che ti piace tanto, di adesso mi fermo qua? Sì, ma io non è che tutte le scuole sono preferite, io ho una preferita. Qual è? Dimmela. Quella Bussolenga. Ah, dove andate? Dov'è la casa vostra? Dove state? È più la casa sua, quindi ha i suoi più amici, più è normale. Conosce meglio i maestri, le maestre, allora sicuramente si trova meglio. Però perché qui a Roma ti trovi male? Bene, però la mia preferita è la Benny Montresor. Lei c'è la sua preferita, eh. Gusti e colori non si possono discutere. La piccoletta a scuola? Lei non ci vorrebbe proprio andare. Pure io, sai, non ci volevo andare. Come ti capisco?
Com'è la scuola? Com'è la scuola? Com'è la scuola? Com'è? Una noia. Una noia. Lilian, lo sai che ti voglio far conoscere un bambino, devi conoscere, che si chiama Giorgio, che ogni tanto, che anche lui fa parte di Romanzo Familiare, e quando l'abbiamo conosciuto ci ha detto due cose. Il mio mito è Pinocchio perché la scuola gli fa schifo e la scuola è orrenda. Quindi secondo me potresti fare una bella amicizia voi due. Sei d'accordo con Giorgio? La scuola è un po' noiosa, eh? Sì. Okay, te lo presento presto. Organizziamo questo incontro. Quando sarete dalle parti della Liguria, lui abita dal Benga, insomma la Liguria ponente, organizziamo questo incontro, va bene? Sì. Va bene. Allora, Isabel, ti ho visto fare la ruota bravissima, la spaccata bravissima, da grande farai la dottoressa. Cavallerizza. Cavallerizza. Quindi circo, da grande la Circense. Sì. Tutti e tre? Sì. Tu che vuoi fare da grande, Vivian? Cosa vuoi fare da grande? Ci vuoi pensare un attimo? Pensaci un attimo, andiamo di qua. Tu che vuoi fare da grande? La trapezista. Cavallerizza pure tu? No. Trapezista. Scusa Isabel, prendi il microfono e chiedi ad Antonio che sta lì. Antonio, ma tu che vuoi fare da grande vestito così? Fai il giornalista, il conduttore, cioè che Antonio, vuoi fare? Antonio, ma tu cosa vuoi fare da grande? Io? Domatore di leoni. Bene, fatelo cominciare da subito, da questa sera la prima lezione per Antonio. Io volevo intanto... No, ma non sarà... non sarà detto da grande, scusa. Io mica sono grande. Ma devi iniziare, è lunga la strada, bisogna impegnarsi per tanto, tanto tempo. Ecco, Francesca, ti ho appena visto inquadrato. Francesca, ma tu nella tua carriera scolastica, nella tua vita scolastica, hai incontrato bambini che vivevano nel circo? Sì, sì, quando facevo la seconda media è venuto un circo a Cosenza, nella mia città di nascita. E mi ricordo che era proprio il periodo di Natale e anche lui mi spiegava che era il periodo in cui si fermavano un po' di più. Infatti è stato tristissimo lasciarci perché lui si era integrato tantissimo nella nostra classe. Abbiamo fatto una festa, mi ricordo il giorno dopo la Befana, abbiamo fatto la festa per salutarci tutti insieme. E parlando poi ci siamo sentiti un po' nel corso degli anni, ora ci siamo un po' persi. Ricordo che diceva che c'erano alcune scuole che proprio non gli piacevano e altre invece la nostra era rimasta nel cuore. Per voi com'è stato? Cioè scoprire che un vostro compagno viveva nel circo, che è un mondo a sé? Guarda, devo dire la verità, io ho una piccola città la mia, quindi bene o male alla fine ti conosci tutti. Ed è stato bello perché abbiamo avuto la possibilità, sono state molto brave le insegnanti, a farci integrare subito con lui, a farci scoprire, anzi è stato un modo per scoprire il mondo del circo, ci hanno portato lì, è stato un modo per dare appoggio alla famiglia. E anche i genitori, devo dire, sono stati molto intelligenti ad integrarsi con noi, a dare spazio che lui potesse venire alle feste, anche se lui ogni tanto faceva anche gli spettacoli, quindi era più complicato grande. Per lui, sì. Perché era più grande. E Antonio, arrivano, stiamo piano piano conoscendo la nostra famiglia, abbiamo conosciuto mamma, papà, le figlie, ma c'è qualcun altro al tuo fianco? Sì, c'è qualcun altro al mio fianco, ma prima voglio farti un altro regalo, Arianna. So che tu ami il circo tantissimo come me. Guarda un po', adesso parte un numero speciale tutto per te. Questo numero si chiama Arianna. Hai visto che bravo? Bravissimo! Bravo, William, bravo! Questo è l'applauso del nostro pubblico, grazie per questo meraviglioso omaggio. Questo vuol dire che io sono sempre un po' così, in bilico, si terrà o non si terrà, crollerà o non crollerà. Che meraviglia! Hai visto che bravo, Billy Colombaioni. E non finisce qui mi sembra, perché ho visto arrivare degli anelli. Intanto io ti presento due persone, altri due componenti della famiglia che ci hanno raggiunto qua, il papà di Brian. Due grossi personaggi, guardi lo stazza fisico. Grossi fisicamente, ma anche per quello che avete dato al circo, no? Ma cerchiamo di dare sempre il meglio,
facciamo parte di questa famiglia, 7 generazioni di consulenti. Famiglia, ripetiamo, Casartelli del grande circo Medrano. Grande l'ha detto lei, non l'ho detto io. Io lo posso dire, ho la giubba qua. Va bene così, va bene così. Niente, siamo qui a Roma, siamo contenti di essere qui a Roma, abbiamo ottenuto abbastanza successo, di conseguenza proroghiamo la nostra permanenza fino al 12 di febbraio. Ma è contento di questa scelta di suo figlio Brian di aprire le telecamere ad una televisione e far vedere un po' l'aspetto privato di una famiglia circense che di solito non si vede? Noi siamo aperti a tutto. Pensano gli altri che siamo leggermente chiusi perché ci vedono chiusi attorno a questa cancellata attorno, ma i nostri bambini vanno a scuola fuori, come avete avuto modo di constatare. E poi chi è che vuol venire a vedere, assistere alle prove degli animali tutte le mattine? Ci sono le prove, addirittura in queste mattinate facciamo gli spettacoli per le scolaresche di Roma. Questa mattina c'erano 3.000 bambini ad assistere allo spettacolo. Ci sarebbe da intervistare i bambini cosa ne pensano dello spettacolo del Circo Medrano. Io lo so perché io sono un bambino, mai cresciuto, sono innamoratissimi del circo. Alla mia sinistra invece abbiamo lo zio, il fratello di Elio. Davio, e d'accordo, contento anche lei della scelta del nipote, insomma, di raccontarsi davanti a questa telecamera? Beh, a parte che la famiglia Casartelli non ha solo Brian come nipote, ci sono anche altri nipoti, c'è Jordi, c'è Eros, c'è Piccoli, insomma. Comunque Brian, essendo il più vecchio dei nipoti, è quello che porta avanti la nuova dinastia circense nello spettacolo. È il più grande e quindi un po' che rappresenta un po' tutti, perché la scelta che ha fatto questa cosa. Il grande Circo Medrano, che poi è una tradizione, si diceva 7 generazioni, si diceva, giusto? 7 generazioni, giusto. È una cosa molto bella perché penso che ci siano poche famiglie in Italia che possono dire di avere constatazione che ci sono 7 generazioni che portano avanti lo stesso mestiere per tantissimo tempo, così 100 e passa anni, no? Certo. Arianna, hai qualche domanda per i nostri sì. Elio e Davio? Intanto benvenuti, grazie di aver scelto di condividere con noi un po' della vostra vita. Per noi è veramente bello avervi scrivere insieme un'altra pagina di questo nostro romanzo. Volevo chiedervi, ma chi è un fermo? Chi è un fermo? Chi è un fermo? Siete voi. Io sono siete un fermo voi, o una ferma? Una ferma. Io sono una ferma, però, signori. Vede, nonostante che abbiamo ognuno di noi alla propria casa, dove è nella nostra residenza, non siamo mai fermi. Giriamo sempre tutto l'anno. E purtroppo non si fa neanche le vacanze, perché girando non abbiamo il tempo. Dobbiamo custodire gli animali, i bambini, l'ambiente, tutto quanto. È difficile. E questo... Però si cerca sempre di portare avanti tutto questo per il bene di tutti. Però Davio, questo manca un po', cioè ci possiamo dare del tu? Certo, come no. E ti mancano un po' le vacanze? Ti manca un po' stare in un posto per tanto? Non lo so, perché non l'ho mai fatte. Ho fatto 2 volte le vacanze, una volta quando mi sono sposato e l'altra volta che sono andato in ospedale. che non la definirei proprio una vacanza. E nonno Elio che dice? Una vacanza, allora stare fermo nello cosa. Stesso tempo. Dato che lui ha detto che non fa mai le vacanze, quest'anno lo portiamo in vacanza in Slovacchia. Gli facciamo fare 7 mesi di vacanze in Slovacchia. Sei contento? Meno male, per la prima volta ha spesato. poi dicono che la vacanza non si dovrebbe lavorare. Io spero che sia così. Mi sa che c'è un... No, è una tournée. Prossima tournée del Circo Medrano sarà in Slovacchia da aprile in poi. Avevo il sospetto. Niente, non sono fermi. Ho capito cosa significa essere fermi. Chi ha contatto con gli animali vive 24 ore su 24 con gli animali. Di conseguenza i nostri animali sono abituati a crescere con noi e le persone fisiche gli mancano. Logicamente non è così, perché ci sono alcuni giorni che lui parte e va dove deve andare, c'è il sostituto che è l'altro mio fratello e così a vicenda. Si chiama l'altro fratello? Eros, in questo momento è a Monte Carlo, in vacanza. E poi c'è anche la mamma. La mia mamma anche a Monte Carlo. E oggi inizia il festival di Monte Carlo e di conseguenza giovedì, venerdì, sabato, fino a martedì mia mamma si trova assieme a mio fratello e mia sorella, sono a Monte Carlo, questa è una vacanza. Mamma, che ricordiamo il nome, che è un po' la regina del Circo Medrano. La mamma è Vallitogni. Ha compiuto 90 anni
e come tutti i buoni circensi non è che è ferma a casa, ce la portiamo con noi di città in città, nella sua roulotte, che lei dice che vive molto meglio nella roulotte che nella casa. È partito un applauso dallo studio, sì, su questa vita straordinaria, vero Arianna? Vogliamo conoscerla, vogliamo conoscere questa nonna, a presto, e poi anche la zia nella prossima puntata. Grazie, grazie quando nonno Elio. Tornerà? Nella prossima puntata, diceva nonno Elio. Sì, così la conosciamo insieme alla zia Ghisi, che è anche lei a Monte Carlo, e tra un po' però ve la farò conoscere. Prima, guardate, l'avete visto voi da casa un po' di volte e volevo che vi salutaste. Benvenuto a Marino Alberti, un fermo. Ecco. Un altro fermo. Un altro fermo. Però vorrei dire una cosa a Davio. Se lunedì dove va? Lui ride, Davio allora, ride. Siccome mi hanno incaricato a me di andare a vedere il Festival di Monte Carlo per scegliere altre attrazioni per il prossimo anno, per la nostra tournée, perché il prossimo anno saremo a Firenze e faremo un po' tutta la Toscana, quindi dobbiamo portare uno spettacolo nuovo. Quindi mi hanno detto, Davio, vai tu a nostre spese, io li ringrazio, a vedere un po' com'è la situazione. Giusto, mi sembra giustissimo, Davio, bisogna che qualcuno vada, veda e poi dica. Ma Marino Alberti va diretto e chiede a Davio questa cosa, perché? Che c'entra col circo? Ma no, perché Marino Alberti. Dire, visto che ha detto che saremo a Firenze l'anno prossimo, Firenze è molto vicino a Collodi, Collodi è quello che ha fatto il Pinocchio, e quindi li calza a pennello, perché lui va in vacanza diverse volte l'anno, quindi... Ma scusa, allora, visto che non mi risponde lui, Davio, ma perché questo signore, questo Marino Alberti, dice tutte queste cose? Chi è per voi? È risaputo che i toscani sono dei burloni, no? E allora lui rappresenta il toscano, realmente il toscano. E per il, però vostro, lui fa per il parte... vostro circo chi è? Fa parte dell'organizzazione del Circo Medrano da tanti anni, come pubbliche relazioni, e poi non solo, fa anche da un po' di tempo anche la nostra immagine totale da giornali, radio, televisione, grafiche, un po' tutto, ha in mano un po' il nocciolo della questione, perché poi l'immagine oggigiorno è tutto, lo vediamo rispetto ad altri nostri colleghi, e lui riesce ampiamente a distaccarli, è un diesel, l'ho sempre detto, è un diesel, poi alla fine arriva parte avanti. Piano ma arriva, ma com'è nato, come è accaduto questo incontro? Un fermo che a un certo punto incontra il circo e non lo lascia più? Ma non dico che è stata una cosa casuale, ma perché le strade si incontrano, voglio dire, soprattutto nel mondo dell'arte, quindi loro hanno sempre fatto questo mestiere, io altrettanto ero nel mondo dello show business e dello spettacolo, ci siamo come incontrati, musicista, se non sbaglio, ci siamo incontrati da un amore che va avanti direi da molto tempo, sono circa 20 anni. 20 anni? 20 anni, devo dire una cosa, mi sto emozionando. Cos'è che l'emozione? Mi sto emozionando a vedere la casa, il circo dalla parte di là, le persone con cui lavoriamo tutti i giorni. E io sono dalla parte di qua e devo dire, posso farvi un applauso? Se volete dire qualcosa. Ma Marino, oltre che essere un nostro collaboratore, ormai fa parte della nostra famiglia, noi lo consideriamo il quarto fratello maschio, perché senza di lui non si muove foglia che Marino non voglia, quindi è lui l'artefice del nostro successo qui a Roma. Ma non ha mai avuto Marino la tentazione di, non lo so, cimentarsi in qualcosa? Antonio è arrivato e dopo 4 secondi ha indossato già una delle giacche da circo. Giocare con birilli, non ma mai... Io credo che ognuno nella vita deve fare il proprio mestiere. E quindi se nascono delle cose, ben vengano. Però, in questi 20 anni non è successo? No, sono andato solo una sola volta
nella gabbia con le tigri anni fa con Davio, ma insomma, voglio dire... Beh, una cosetta da niente, cioè, non ho giocato con i birilli, no. Però nella gabbia delle tigri. Sì, e com'è stare in una gabbia con le tigri, non essendo un fermo, perché uno ci nasce, magari non... Ma lo so. Devo dire che ho avuto molta fiducia in Davio, che comunque era lui che comandava lì dentro, no? Perché faceva parte del branco, così, quindi il capobranco era lui. Io mi sono messo dietro lui e è andato benissimo. Mamma mia. E Davio, com'è che uno riesce a compiere tutto questo? Cioè far sì che le tigri ti riconoscano come loro capobranco? Come si fa? Ma intanto dobbiamo sfatare questa cosa, cioè nel senso che le tigri, gli animali che lavorano al circo, ricordatevi, lo vorrei dire a tutti perché è molto importante, sono tutti animali che morfologicamente, animali nati nel circo, quindi hanno già una tradizione da generazioni, quindi vengono a lavorare cresciuti con noi a 24 ore su 24, da quando addirittura pigliano il biberon e tutto quanto, vivono in casa con noi, cioè c'è un rapporto completamente come se fosse... come un gatto e con il loro padrone, chiamiamolo così, però dopo crescendo non si può più tenere a casa e allora si dà la loro casa, però l'animale comincia a prendere la fiducia totale della persona, l'animale con l'occhio vede e la persona la loro immagine e allora nella loro immagine lo distingue, sente il proprio odore, sente diciamo un po' tutto, anche il fatto che l'animale quando lo chiami da lontano ascolta la tua voce, ci possono essere mille persone, lui ascolta solo la tua voce, si cresce perché insieme. Ti riconosce, è una cosa abbastanza carina sotto quel punto di vista. Beh sì, decisamente, insomma strana, perché noi siamo chiaramente intimoriti, terrorizzati. Volevamo conoscervi un po' di più, vi state raccontando, grazie per questo, quindi un po' ci siamo fatti un'idea, no, di che tipi siete. Si è detto che anche Marino fa parte di questa grandissima famiglia, abbiamo citato la zia Ghisi e allora vediamo un po', conosciamo anche lei. Io e la mia famiglia siamo parecchie persone e gestiamo questo circo che abbiamo ricevuto da mio padre, da mio nonno, da mio bisnonno, dal 1863. Viviamo tutti assieme, ognuno di noi ha un certo compito, una certa mansione nel circo. Io mi occupo di quello che è il programma organizzativo. Sono la prima di sei fratelli e sono nata al circo, da generazioni. Quando ero piccolo non pensavo di lavorare in un circo, tra virgolette ero costretto a lavorare nel circo, però il mio sogno era quello di fare il calciatore. Mio papà era Leonida Casartelli, una persona molto importante per il circo italiano. È stato un po' il promotore di tutta la nostra famiglia, perché siamo in tanti, siamo circa 90 persone, praticamente quasi tutti qua. E da noi viviamo costantemente 24 ore su 24, tutti assieme. Se c'è un problema di uno, tutti cerchiamo di risolverlo. Comunque non la cambierei con nessuna vita al mondo, eh. Siamo già arrivati alla settima generazione, quindi è una tradizione che ci portiamo dietro da tanti anni. Chi nasce nel circo viene affascinato da questa vita. Beh, io ci sono nata nel circo, eh. Sono nata a Leno di Brescia, per caso, perché nel circo si nasce tutti per caso. Dove si trova il circo, si nasce. Vengono a volte delle persone a trovarci, in questo caso le bambine di Salvatore. Sono due bambine che non fanno parte del circo perché vivono in una casa a Napoli. Vengono qui al circo e vengono affascinate e soprattutto vedono i bambini del circo, non è la solita routine, abitazione, casa, no, è tutto, è una veramente una vita libera. Questo fa crescere molto nel carattere della persona. A me piace tantissimo. Beh, le regole stanno bene da tutte le parti, però ci vuole volontà di fare e volontà di stare assieme. La cosa più importante è che tu ti alzi al mattino, hai 100 problemi, e devi risolverli tutti prima che iniziano lo spettacolo. Quindi ci vuole pazienza e velocità. Non abbiamo tempo da perdere. Questa è la cosa più importante. Deve esserci la disciplina. Se nella vita di una persona non ci sono delle regole, non si può andare avanti. Soprattutto in una grande famiglia.
Attenzione, una grande famiglia. Da quello che mi dicono, sono molto affabile. Poi non so. E nello stesso tempo, specialmente le mie nipoti, mi dicono: zia, tu fai paura. Perché? Chi è al di sopra, chi dirige l'azienda, deve essere equiparato con tutti. Questo è molto importante. Ho fatto un po' di tutto, come al circo si fa un po' di tutto. Lavoro a cavallo, quello che fanno i miei nipoti adesso. Però adesso poi si prendono altre mansioni. Un po' di amministrazione, la sartoria, mi occupo del bar, dei rifornimenti del bar. Adesso ho chiuso la mia carriera, no? L'ho chiusa, da quest'anno l'ho chiusa. E ho passato il testimone a mio nipote. Io penso che sia all'altezza della situazione e possa continuare questa tradizione che mio padre e mio nonno ci aveva dato a noi. Il pericolo esiste sempre, in tutte le cose, anche piccole. Ovviamente nel circo è più frequente, bisogna stare molto attenti perché non si torna indietro una volta che ti è successo qualcosa. Per esempio, io ho una cugina che sono più di 30 anni che è a sedere in una sedia a rotelle per lo spettacolo, al trapezio. Aveva 29 anni, ne ha 60. Noi viviamo con una parola che la diciamo 100 volte al giorno: speriamo. Purtroppo la vita è andata avanti, vorrei avere un'altra vita avanti per poter ancora dare, ma si accorcia sempre più. E presto conosceremo dal vivo anche la zia Ghisi. Ecco, io volevo chiedere, ma è vero che la zia Ghisi fa così paura? Cosa? Isabel, chiede a Arianna se è vero che la zia Ghisi fa così paura. Ma no! Com'è la zia Ghisi? Brava! Brava? Sì, brava. Perché lei ci ha detto, che voi nipotine dite che lei fa paura, vi fa paura. Mi sembrava strano, in effetti. Un po' seria. Seria. Però è brava. È brava. Io volevo sapere, Elio, quanti sono i casartelli qui al Circo Medrano? Tutti quanti, quanti siete? 42. 42? Tenga presente che solo io ho già 8 nipoti, di conseguenza la famiglia si allarga molto velocemente. Siamo 5 fratelli, 6 con mia sorella che non c'è più, e di conseguenza siamo tutti qui al circo, siamo in 42. E come vivere tutti insieme? Molto bene, ognuno ha un compito specifico, si occupa di qualcosa, non serve assolutamente controllare le cose che fanno gli altri componenti, perché tutti cercano di tirare al massimo per ottenere un unico scopo, quello di portare maggior pubblico, di essere concorrenziali, di essere, come dice, presenti in maniera massiccia. E che lo spettacolo riesca al meglio, ecco, tutto. Però qua si litiga, vabbè, lo chiediamo. Ma certamente, la famiglia, ci sono di varie discussioni, si discute del bello, del cattivo, delle problematiche che ci sono in 42 persone, logicamente qualche discussione c'è, però dopo votiamo in maggioranza. La maggioranza esiste. Ah, c'è, si vota, c'è un criterio sì, democratico. Sì, quello che decido io è deciso io. Sulle divisioni importanti sì. Vota. Quello che ho deciso si fa quello lì. No, scherzo. Scherzo assolutamente. E che maggioranza è, Davio? È equa, molto equa. La vediamo nel governo Monti, no? Cosa succede? No, scherziamo. Ma il problema non è quello che dice lui. Il problema è che, è vero, siamo 42 qua, però la famiglia è molto allargata. Abbiamo molti parenti, anche di miei nipoti che lavorano adesso in Brasile con mia sorella, molti famiglia che lavora a Rimini, anche giù a Bari, Fasano, questi posti qui, insomma c'è tanta famiglia che lavora in giro sempre per uno scopo. Le bambine prima, Davio, mi hanno detto che tutti e tre vogliono fare lavorare nel circo. Tu, nel filmato che abbiamo appena visto, hai detto che avevi un altro sogno da bambino, quello del calciatore. È vero. Eh? Avevo un sogno che era particolare, mi piaceva fare il calciatore. Io ritengo di essere stato un buon calciatore dilettante, sia ben chiaro. No, anche perché qui avevamo una bella squadra di calcio. Con 42 ce la fate a fare una squadra di sì, calcio? Sì, no, ma tra tutti i componenti del circo avevamo una squadra di calcio che forse ha un piccolo record, vorrei dirlo. 284 partite senza mai perdere. Ah,
Ah, però. Cioè, e abbiamo combattuto con tante squadre, cioè anche a livello di Serie C. Ma perché non l'hai fatto? Perché la famiglia in qualche modo ti ha costretto a cambiare i tuoi sogni? Diciamo che è stato mio padre, che logicamente tirava per il mestiere circense, non per il calcio. Però a quell'epoca si parla degli anni 70, 67, 68, era tutto un po' così. E noi eravamo spesso e molto volentieri all'estero, e all'estero, quando eravamo in Bulgaria, tanti anni, è arrivata la Juventus a giocare in questo paese, che si chiamava Plovdiv, e tutta la squadra della Juventus, che abitava nel grattacielo davanti, è venuta da noi per 3 giorni, hanno mangiato qua, quindi insieme a noi hanno visto, poi noi siamo andati a vedere la partita, ci hanno dato le loro magliette alla fine. Tra l'altro avevamo vinto 2-1 fuori casa, che c'era i famosi giocatori, Furino, Anastasi, tutta questa gente. La grande Juve. E sono stato innamorato del calcio anche per questo, della Juventus, e ci siamo portati avanti così. Va bene, un sogno non realizzato. Quindi, visto che tu non... Arianna, prego. No, volevo chiedere a Davio se la sua figlia sognasse una vita fuori dal circo, se a un certo punto gli chiedesse di uscire perché ha voglia di altro, vuole fare altro, lui, visto che aveva questo sogno che non si è potuto realizzare, come la prenderebbe, come affronterebbe il sogno della sua figlia? Lo farei realizzare e gli darei tutto il sostegno possibile che questo sogno si realizzerebbe, perché oggi come oggi a 55 anni ho un piccolo cruccio che mi è rimasto dentro, che al limite non so se sarei riuscito, però la soddisfazione me la sarei tolta dicendo sì, sono riuscito, no, non ce l'ho fatta. Però a questo punto aiuterei mia figlia a fare quello che lei desidererebbe, però dico subito che mia figlia ama il circo e vuole fare circo. Alexis, da giusto? Qui non si esce, Arianna. Alexis, esatto, Alexis ama il circo, vuole fare Alexis. Il circo, però il papà la incoraggerebbe a seguire la propria passione. Ma non so se in tutta questa lunga storia di vita e famiglia al circo c'è qualcuno dei vostri parenti che è diventato fermo, che quindi ha scelto poi di uscire dal circo e di avere un altro tipo di vita? Dai, questa è la domanda per Elio, giusta? Facciamo un testimone. Passiamo il microfono ad Elio. Allora, della mia famiglia, proprio vicina famiglia, no, assolutamente. Comunque parenti, abbiamo molti parenti che sono fermi. Non se ne parla mai. Allora le spiego subito. Quando una persona trascorre l'infanzia nel nostro mondo, viene affascinato da tutto quello. Poi ammettiamo che qualcuno decide di fermarsi, ma non riesce... in poche parole a fare delle amicizie, perché noi che se ne dica viviamo tutto il giorno qui all'interno tra noi, ci aiutiamo uno con l'altro, gli artisti che vengono contrattati annualmente anche loro convivono con noi e ci cerchiamo di aiutare uno con l'altro, c'è esempio quello che non parla il francese oppure quello che parla l'inglese, insomma li aiutiamo in tutte le maniere, però coloro che si sono fermati nella nostra famiglia non ci sono. Perché chi si abitua a lavorare nel circo fino a una certa età, quando si ferma, è stato constatato che non riesce a creare delle amicizie. Purtroppo è così. È triste a dirlo, ma succede così. Beh, è un mondo particolare. Poi siete sempre in cammino, sempre girando di città in città, di nazione in nazione. È difficile. Arianna. Sì, no, io pensavo invece a Marino Alberti, che è un fermo che ha cominciato a seguire per 20 anni, non ha più lasciato il circo, quindi più che uscire magari è entrato, però vive nel circo, vive con loro, come gestisce la sua vita? Beh, diciamo che sicuramente 24 ore su 24 il mio pensiero è il circo, io però non vivo nel circo. Quindi sto tutto il giorno al circo, organizzo, faccio, ma sono un fermo e quindi dormo in albergo. Quindi comunque non... E loro la prendono bene questa cosa? Ma sì, anche perché abbiamo un contatto, direi, ho
ogni 5 minuti c'è una telefonata, ogni 5 minuti c'è un problema, quindi voglio dire, la viviamo, cioè viviamo il 24 ore su 24, viviamo il circo, ecco. Poi se uno dorme in albergo piuttosto che in queste splendide carovane che loro hanno, non ha importanza. Che piano piano conosceremo, abbiamo visto il loro sì, pranzo. Sì, anche perché posso dirvi una cosa, che quotidianamente riceviamo dalle 10 alle 20 telefonate di gente che vuol venire a fare servizi o fotografici, girare per la televisione, girare film, reportage, e tutti chiedono una sola cosa, vedere e vivere il backstage, la famiglia, il dietro le quinte. Ecco, questo è una cosa impressionante veramente, da quante persone ci chiedono questo. Perché è affascinante scoprire, come no, quando un bambino va dietro la TV per vedere da dove escono quelli che ci stanno dentro, no? Cioè come fanno a entrare dentro una scatola? Allora come fanno le persone a vivere, vivono sotto la tenda, dov'è il letto? Cioè sono queste le cose che ti affascinano come fosse veramente certo. Tutta una magia, no? È quella certo, del circo. Certo. Quindi ancora di più grazie, perché insieme a voi vivremo anche questo, no? Quello che tutti quanti incuriosisce un po'. Certo, visto che ci seguirete, no? Mi sa proprio di sì, mi sa che non vi abbandoneremo per un po'. Le nostre telecamere vi faranno una gran compagnia. Speriamo, insomma, di non darvi troppo intralcio, perché voi avete comunque i vostri numeri. Però sarà bello vivervi e condividere la famiglia, la bella famiglia che già ci state raccontando. E a questo proposito abbiamo visto all'inizio la mamma, Isabel, mamma e papà, che fanno questo numero. Com'è il numero di mamma e papà? Bello, molto bello. Ma mica è pericoloso e fa paura? No, non fa paura. Non è che siamo lì e diciamo, oh mamma mia, No, tu sei tranquilla. No, sto tranquilla. Allora facciamo così, tu li conosci benissimo, noi un po' meno, vediamo insieme questo filmato che li racconta. Faccio parte di questo mondo fin da quando sono nato, perché la mia famiglia sono 7 generazioni che fa questo mestiere, quindi... Beh, io da piccola ho sempre comunque sognato di lavorare nel circo. È una cosa che ti piglia e che non riesci a mollare. Non ho mai pensato a un'alternativa, anche perché a me studiare non piaceva. Per cui non è che avevo molte altre scelte. Alla fine il mio sogno era quello, quello che sto facendo adesso. Tutta la mia infanzia l'ho passata al circo, non sono mai stata ferma. Sono sposata con Brian da quasi 12 anni, abbiamo 3 bimbe. Isabel, Michelle e Lidia, e sono i 3 miei angioletti. Fratelli sono tutti e 2 ventrilochi, mentre i miei genitori erano acrobati. Il nonno dalla parte di mio papà era clown, è stato uno dei più grandi clown in Italia, mio nonno. Il mio nome è un nome israeliano, chiamato Kineret, sarebbe il lago di Tiberia. Il lago di Tiberia, dove Gesù ha battezzato, non è stato battezzato. Però in israeliano è Kineret, è un nome abbastanza popolare in Israele. In Italia non lo conosce nessuno, perché è conosciuto come lago di Tiberia. Sicuramente diventare mamma per me è stato, penso che sia comunque alla fine il sogno un po' di tutte le donne, diventare mamma. Noi abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio, così, e poi invece sono arrivate 3 bimbe una dopo l'altra. Noi non abbiamo dormito per 6 anni, non abbiamo dormito con le nostre bambine. Beh, sicuramente ci vogliono anche delle regole, sì. No, regole sono le regole che qua qualsiasi famiglia, no? Quindi è l'educazione, il rispetto delle persone, degli animali. La cosa più importante per ora per le mie bambine è che studino e che
cercare di studiare nel miglior modo possibile. Noi quando possiamo sempre si prende una maestra di sostegno, si prende qualsiasi cosa, purché loro studino bene, perché è la cosa più importante che c'è. Crescendo nel nostro mondo non avranno nessun problema a imparare quello che facciamo noi, quindi gli verrà automatico. Quando si nasce nel circo, al 99,9% si sceglie di fare questa vita, però può darsi anche che loro decidano di fare un'altra cosa. Come voglio, come spero che prendi l'amore per il nostro lavoro, spero che prendi l'amore anche per la scuola, quindi proseguire un pochettino. Perché il nostro lavoro, essendoci nati, ci vuole un attimo a impararlo, nel senso si cresce e si impara. La scuola una volta lasciata è lasciata, dopo è tardi per riprenderla, è un peccato. Poi un domani, se loro sceglieranno di fare il circo, perché non è detto che loro lo scelgano. Innanzitutto a me in particolare non piace che quando si lavora si gioca, lavoro deve essere lavoro. E i bambini questo lo capiscono subito, hanno un po' paura di me in questo senso, perché sono quello che li tiene un pochettino più tutti a bada, diciamo, e loro vorrebbero, no, lavoro è lavoro, quando si lavora non si gioca. Al circo non c'è, non siamo mai soli, siamo sempre tutti insieme. Unisce tutti, questa è la cosa che piace a tutti. Cioè alla fine si va tutti d'accordo e è un bel vivere. Per quello io dico, tante volte lo consiglio come terapia di gruppo, venite al circo a lavorare, perché è una cosa bella. È sicuramente un gran bel circo, anche da vivere così. A me piace, sono abituata anche. Ho detta malissimo. No, ma perfetto. Mi sono impappinata perché non sapevo. La vita nostra è, in quel senso è un po' sacrificata, perché si lavora sempre, non ci si ferma mai. Cioè il fattore anche di viaggiare, lo stare troppo fermi in una città, annoia forse un pochettino, no? Forse siamo troppo abituati a cambiare spesso, no? A vedere città diverse, conoscere gente diversa. Allora forse rimanere proprio fermi in una città, non lo so, a lungo termine penso sia un po' noioso. Alla fine della cosa, questa è una bella vita, quello che posso dire io. Una vita sana, una vita bella, una vita dove la famiglia viene. La famiglia e il lavoro sono allo stesso, quindi è una vita sana, si può dire proprio. Il pubblico che viene a vedere lo spettacolo, lasciarlo con un sorriso, lasciarlo con una voglia di dire Madonna che bello spettacolo che ho visto, questo è quello che ci rende a noi felici alla fine. Grazie Brian, grazie Kinneret per averci aperto le porte del tendone della casa e stiamo conoscendo un po' di più la vita del circo. Antonio, io vorrei far conoscere a tutti i nostri ospiti la famiglia di domani, perché dal circo si va dai leoni, circo e leoni, domani si va a Prato, loro sono mamma Anna, papà Luca, c'è la nonna, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figli, 6 gatti, un cane, eccoli. I leoni. Oh, buongiorno, Davide. Ascolta, sono a ritirare un computer da un cliente e poi arrivo lì in ufficio. Vai, ciao Davide, ciao. Oh vai, andiamo a fare questa assistenza. Dimmi un po', il problema che ti fa sempre... Quando accendo il computer... Ti dà... Prima di tutto, quando arriva un computer nuovo, si fa una scheda di accettazione. Terra di sud, terra di sud, terra di...
apro? Via, via. Vieni via di qui. Dopo anche questa fede. Noi siamo stati in viaggio di nozze in Senegal. Siamo stati un mese. E perché è la nostra passione, Stefano, c'ha la passione dei djembe, dei tamburi, insomma, che siamo andati là un po' a vedere l'Africa, eccetera. Essendo sempre stata in questa casa con tanta gente, non avevo mai pensato a me. E invece, stando da sola, ho cominciato a pensare a me. Allora, direi che questo è un altro circo, un circo particolare con 10 figli. Allora, Isabelle, in chiusura so che vuoi salutare chi? Due persone speciali. Sì, vorrei dare un abbraccio forte a mia nonna Liliana e mio nonno Nene, che mi stanno guardando lì da Bergamo. Salutiamole, ti stanno guardando. Un abbraccio forte forte. Ciao nonne, ciao. Ciao. Dal Circo Medrano, la grandissima famiglia Casartelli, Arianna, per oggi è tutto. Il loro romanzo familiare tornerà giovedì prossimo. Grazie, grazie a tutti, ciao. Grazie a Marino Alberti per essere stato con noi. Ci vediamo giovedì con la bella famiglia che siete. Ciao a tutti, appuntamento noi domani con i nostri leoni. Ciao a tutti, grazie.